Colombo, 6-0, risultato netto, importante, ovviamente meritato. Soprattutto sono arrivate delle risposte che potrebbero metterla in difficoltà, è giusto? Assolutamente sì, è quello che mi aspettavo e ci tenevo che accadesse. Però queste partite non sempre arrivano ad ottenere tutte le risposte positive, perché comunque chi non gioca ha poca confidenza con il campo, con le letture, con i tempi, per cui è stato veramente un aspetto molto positivo quello che i ragazzi hanno fatto in campo, ma al di là del risultato io credo che l'atteggiamento è quello che mi è piaciuto di più subito dal primo minuto, con una squadra che era aggressiva come volevamo noi o come è in teoria l'obiettivo finale nella mentalità e nell'idea di gioco. Chiaramente forse nel primo tempo siamo stati poco efficaci nella fase di possesso, abbiamo sbagliato qualcosina, non abbiamo attaccato molto la profondità e invece nel secondo tempo abbiamo trovato anche più soluzioni con le catene esterne, con le combinazioni tra esterno d'attacco e terzino che sovrapponeva. Quindi bene, sono contento appunto di avere tanti dubbi a questo punto, perché veramente in tanti hanno fatto bene ed è un merito di questo gruppo di continuare a cavalcare soprattutto sotto l'aspetto della mentalità. Soprattutto in attacco, no? Perché la doppietta di Colai associata a un primo tempo importantissimo, la doppietta di Delle Monache, il gol di Tupta che ha fatto anche l'assist a Colai, Cuppone entra e segna. Un bel da fare adesso per Colombo. Sicuramente aiuta ad aumentare l'autostima di questi ragazzi, per cui è importante anche che trovino la via del gol per avere sicuramente quelle certezze che le prestazioni positive possono dare, ma che poi alla fine solo il gol riesce a darti, perché c'è chi vive per il gol. Oggi mi sembra che Gigi Cuppone abbia fatto di tutto, insomma, quando è entrato, pur essendo il risultato ampiamente al sicuro, ha fatto di tutto per trovare questa la fame di fare gol. È quello che a volte ci manca, perché in alcuni casi siamo stucchevoli, siamo belli o vogliamo provare il gesto bello ma non funzionale, quindi su questo aspetto ci dobbiamo lavorare. Chiedo le ultime due cose rapidissime. La prima, oggi è iniziata la stagione di Aloy e Crecco. Siamo contenti perché sono due elementi che possono dare tanto a questa squadra. Sono giocatori con qualità, qualcuno anche di categoria superiore, insomma Crecco non lo scopriamo senza dubbio stasera, e quindi darà sicuramente un tasso maggiore ancora di qualità. E invece Aloy io credo che per carisma e per carattere possa far aumentare questo aspetto nella squadra, di una squadra spesso giovane, e quindi possa essere un incentivo anche per questi più giovani nel capire come bisogna affrontare certi tipi di partita. L'ultima, è chiaro che un allenatore un'idea di formazione l'ha già in mente per la partita successiva, soprattutto quando c'è una gara di Coppa Italia. Questa prova, soprattutto dei tre lì davanti, le mette qualche dubbio o magari saranno per il futuro? Ma è da tenere tutto in considerazione. È chiaro che la pecca di oggi, secondo me, è che ci sono due giorni per preparare la prossima partita, ecco, solo questo, però se avessimo avuto un giorno in più sarebbe stato senza dubbio meglio, però non deve essere un alibi, era solo per dire che comunque chi ha sprecato ha bisogno di recupero, ma credo che per sabato possano trovarmi e mettermi in difficoltà, visto che hanno fatto tutti bene. Chiudiamo così perché vogliamo far vedere il tecnico Colombo, le condizioni, non ce ne siamo dimenticati, le vogliamo chiedere come sta. Bene, vorrei solo dire una cosa, ricevo tanti messaggi perché magari sono stati presi degli estratti di un'intervista del prepartita, della conferenza pre-Monterosi, e insomma io non ho mai detto che sono un eroe, non lo voglio essere, semplicemente faccio quello che posso e siccome la salute me lo permette lo faccio più che volentieri.